Davvero? Eia! Allora, ci siamo lanciati nel paracadute. Io, colpa che io e questo mio amico, io mi lancio, tac, si apre. Lui si lancia, tac, non si apre. Puoi immaginare, lo vedo precipitare a urla, poverino. Morto? No, 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 aspetta. Allora, cosa faccio? Vedo un pino. Un pino? 6.000 metri, dovevo essere 7.000 metri. L'hai visto? L'ho visto, ho visto le olive già pronte, buone. Nel pino? Allora, cosa faccio? Dico, idea. Taglio il mio paracadute, inizio a precipitare anch'io. Siccome che lui era già precipitato da prima, mi metto a nuotare nell'aria. A lo nuotare? Lo appaio. Vuol dire lo appaio? Arriviamo a paio. Lo raggiungi. Lo afferro per il corno. Ma non è il corno. Con l'altra mano afferro la punta del pino. Solo che il pino si piega. Ci lascia, boom, 9.000 metri. È di più? Di più. Però la mia vista bionica, vedo giù passare sulla 130 un camion di materassi. Un camion di materassi? Materassi. Vedo questo cambio e gli dico, tu stai fermo, aggrappati che nuoto io. Mi metto a nuotare, nuotare. Quando sono in verticale perfetta con il camion di materassi, lo dico. Quando ti dico vai, molla. Lo dico vai, molla, tac, caduti nei materassi. Salvi. Non ci credi? Ordiniamo il pranzo, va. Ordiniamo il pranzo? Dove ordiniamo il pranzo ora? Qui al Cube. Ah? Al Cube Lunch Bar in via Costituente, fianco alla ASL. A Carbonia? Eh certo. Ah. E fa ordinare il pranzo. Ma certo! Al Cube trovi panini caldi imbottiti, insalate fresche, piatti combinati, antipasti, menù per tutti i gusti. E la novità assoluta, gli hamburger XXL da 230 e da 320 grammi, con carne di Angus, cervo, chianina, canguro e pata negra. Il Cube è anche caffetteria e sala da tè, fornita oltre che dei classici prodotti, anche di quelli per chi ha il problema delle intolleranze. Inoltre organizza serate di animazione e musica dal vivo. Oh, ma lo sai che c'hai proprio ragione, qui al Cube si mangia bene, si sta bene. Mi ricorda un locale che ho aperto io alle Antille Spagnole. Non esistono le Antille Spagnole. Lo sto per te io. Mi ricordo che nell'80 una scena come questa, l'uomo a tavolino, io, John Travolta e Donald. Tanto. Mi ricordo che come che fosse oggi gli ho detto, Donald, tu diventerai presidente dell'America, non ci credete? Uber, il conto!